E quindi quello di cui mi occupo, ci occupiamo con il mio gruppo, è lo scouting tecnologico, cioè cercare di capire quali sono le necessità del tessuto industriale che fa parte del chilometro rosso e trovare delle soluzioni innovative e tecnologiche che possano risolvere alcuni problemi. Io principalmente mi occupo appunto di robotica e quindi cerco di trovare delle soluzioni robotiche ad alcune, diciamo, problematiche che ci possono essere, ad esempio, nell'industria del manifatturiero. Poi ci occupiamo anche delle strategie di finanziamento della ricerca e dello sviluppo, nel caso che ci fossero appunto aziende disposte ad investire da questo punto di vista, e di strategie digitali. Ma è vero che è stato stanziato un fondo per l'intelligenza artificiale in Italia di qualche Ma centinaia ieri è di stata milioni? pubblicata online la Ieri. strategia per l'intelligenza. Ieri. Giusto ieri sera è stata completata e messa online la strategia italiana per l'intelligenza artificiale, che per il prossimo quinquennio mette a disposizione 800 milioni, che insomma non sono pochi, più 600 milioni da privati, mi pare di aver letto, l'ho letto velocemente perché è uscito proprio ieri sera, per l'intelligenza artificiale. Quindi diciamo ci sono i migliori auspici, poi c'è anche l'Europa che lavora molto su questo argomento, cioè alla fine non è soltanto l'Italia, ma anche l'Europa mette a disposizione vari tagli di finanziamento per le tematiche AI e robotica nel caso che si volessero affrontare, insomma, sia dalla parte della ricerca che dalla parte dell'innovazione. Al solito il tema è poi dove andranno questi soldi, si spera che vadano nei posti giusti, ecco, questo è sempre il grande problema dei vari finanziamenti. Però l'idea che ci sia una strategia sull'AI mi sembra positiva, ecco. Guarda, la strategia sull'AI fa parte di un più grande piano che viene dall'Europa che si chiama piano coordinato. Quindi in realtà quello che è accaduto è stato che l'Europa ha chiesto agli Stati membri di avere una strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e questo è accaduto a dicembre del 2018, quando la Commissione ha emanato un comunicato che si chiama piano coordinato sull'intelligenza artificiale. Perché a un certo punto la Commissione si è resa conto che tutti quanti gli Stati membri dovessero lavorare insieme su questa tematica. E primo punto da affrontare era avere una strategia nazionale. E quindi in realtà, diciamo, questo è il primo passo dell'Italia, in questo, diciamo, processo in cui tutti gli Stati membri si stanno organizzando, per avere una strategia. Che è importantissima perché l'intelligenza artificiale è una tecnologia chiave strategica per il XXI secolo. A che punto siamo in questo momento? Perché a volte uno sente tutte le varie discussioni che spaziano da Elon Musk che lancia l'allarme, dice ecco, attenzione alle AI, e poi l'altro invece ha parlato con miliardi di persone su questo tema e quindi c'è chi dice ma no, siamo lontani anni luce da un'AI generalista, abbiamo solo AI molto specifiche. E dove siamo messi, insomma, dal tuo punto di vista ad oggi? Guarda, sicuramente c'è stato un grande miglioramento rispetto al passato, ok? Perché, vabbè, come l'avrai già sentita dire, l'intelligenza artificiale parte nel 1950, ha tanti inverni, tante primavere, però poi alla fine della fiera quello che l'ha resa in questo momento gradita al pubblico e agli utilizzatori è il fatto che nella parte del machine learning, cioè nell'apprendimento automatico, è possibile appunto utilizzare tanti dati per capire delle correlazioni tra i dati e costruire dei modelli che poi vengono utilizzati. In questo siamo diventati molto bravi nel machine learning. Quindi praticamente. Scusami Irene, faccio un esempio per i meno pratici di applicazione pratica di machine learning che magari abbiamo nella vita di tutti i giorni. Ma sicuramente, per esempio, possiamo dire che nel machine learning la possiamo vedere, ora in questo momento mi viene in Traduzioni mente. di Google, Esatto, il oppure. riconoscimento delle immagini. No? Per esempio, in genere il riconoscimento di immagini, per esempio, potrebbe essere un caso di questi. E in questo siamo diventati particolarmente bravi perché appunto abbiamo tanti dati, perché gli algoritmi sono diventati migliori e perché riusciamo a fare i calcoli velocemente in parallelo a basso costo. Quindi queste tre cose sono diventate chiavi per avere, diciamo, un'intelligenza artificiale che abbia più successo. Poi abbiamo avuto delle applicazioni che sono, per esempio, che ne so, appunto sul riconoscimento delle immagini che ci hanno permesso di catapultare queste tecnologie all'interno per esempio, del verticale dell'agricoltura. Quindi
per capire quando dare il pesticida o no alla pianta. E quindi, per esempio, l'agricoltura, che è stato sempre, diciamo, un argomento un po' spinoso, che lo è diventato ancora di più in questo momento, perché con il Covid i braccianti sono diventati di meno, non ci sono le persone, ma allora perché non automatizziamo questo settore? Ma perché questo settore non è proprio dei più facili. Leggevo infatti di recente che anche, per esempio, in UK, no, c'è stata questa call for persone che andassero a cogliere e raccogliere, no, frutti e verdure, perché non ce n'erano. E perché appunto ci sono delle applicazioni poi del machine learning che, calate appunto nel pratico, potrebbero risolvere dei problemi che sono, diciamo, importanti da risolvere. Chiaro, chiaro. E però quanto siamo lontani secondo te da una situazione dove c'è Dottor Manhattan tutto blu che è super intelligente, più intelligente dell'umano e poi arriva Terminator e ci stermina? Cioè quanto Jarvis. siamo... Ok, quanto siamo lontani? Io penso che siamo molto lontani. Ok, Siamo vent'anni, sereni. 50 anni, 100 anni, Ma non non lo so, puoi cioè. sapere, non lo puoi sapere, perché poi alla fine c'è una svolta tecnologica inaspettata dietro l'angolo che magari non viene dall'ingegneria, ma viene dalla fisica, viene dalla matematica, e tutto quello che è un ostacolo in questo momento non lo sarà più. Del resto, per Giusto. esempio, c'è un po' quello che accadde nel 1985, no? Prima e dopo, con la nascita di Windows. Prima le persone usavano il 10% del computer, poi tutti. Quindi accade sempre qualcosa che uno fa una stima e poi niente. Viene Arriva qualcuno e sbugnata dice: ma c'era anche dalle questo, ma ben cose. venga.